taglio del nastro ieri sera al convento della Santissima Pietà per la 13ª edizione di Teggiano Antiquaria, mostra mercato dell'antiquariato e del collezionismo. Un appuntamento con l'arte che fino al prossimo 2 novembre resterà aperto a disposizione di quanti vorranno visitare i locali della Santissima Pietà per ammirare la bellezza e la rarità degli oggetti esposti, mobili, dipinti, oggettistica, gioielli, giocattoli e molto altro. A tagliare il nastro dell'edizione 2010 è stata una madrina d'eccezione, l'attrice e conduttrice televisiva Manila Nazzaro, Miss Italia 99, che ha affermato di essere tornata a far visita alla città di Teggiano con immenso piacere. Ad affiancare la Nazzaro nella serata inaugurale di Teggiano Antiquaria, condotta dalla giornalista Angela Freda, c'erano Mario Andresano della Camera di Commercio di Salerno, ente organizzatore dell'evento in collaborazione con la provincia, rappresentata dall'assessore Lello Ciccone, dalla BCC Montepruno di Roscigno e Laurino, rappresentata dal direttore generale Michele Albanese, e dal comune di Teggiano, per il quale rappresenta il presidente del consiglio comunale Pietro Di Candia. Presente all'incontro anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Angelo Spinillo. Tantissimi visitatori che non hanno voluto perdere l'occasione di prendere parte all'inaugurazione dell'edizione 2010 di Teggiano Antiquaria, che anche quest'anno si è confermata come una rassegna conosciuta in tutta Italia e punto di riferimento nel sud per tutti gli appassionati del settore, che scelgono Teggiano, vera e propria capitale della bellezza, per l'alto livello delle gallerie antiquarie partecipanti e la qualità delle opere. Prima del taglio del nastro, la madrina Manila Nazzaro ha posto la sua firma sul libro delle dame e dei cavalieri dell'antico stato di Diano.